Dal 7 al 18 giugno si sono svolte a Segusino le riprese della seconda parte del film Gino Soldà, una vita straordinaria, un film scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Duilio Soldà, nome di battaglia Paolo, è nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, l'8 marzo 1907 ed è stato un alpinista, partigiano, imprenditore, guida alpina e maestro di sci italiano ed ha preso parte alla spedizione italiana che nel 1954 raggiunse la vetta del K2. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Gino Soldà continuò a praticare l'attività di guida alpina e in seguito partecipò alla lotta di liberazione partigiana. Ed è proprio qui che sono conosciute le sue straordinarie imprese di espatrio in Svizzera di persone ebree, principalmente lungo le vie alpine da lui precedentemente esplorate, salvando così tante vite da morte certa. Raccontare la figura di Gino Soldà è un po' fare una sintesi di tutti quei personaggi che siamo abituati a vedere in tanti film, in tante storie, ognuno per delle caratteristiche diverse. L'alpinista che arriva a dei traguardi impossibili, risolve delle arrampicate difficilissime, la Marmolada, la Sassolungo, viene premiato con tanto di medaglie al valore sportivo, però è allo stesso tempo una persona che vive queste cose non con l'agonismo, cioè lo fa per il gusto di farlo e non se ne vanta, ritiene la sua riservatezza e il suo anonimato. Gino Soldà era, oltre ad essere un grande alpinista, è stato un grande marito, un grande padre, un grande nonno. E una delle cose che ci ha colpito di più è stato, dal racconto dei figli, questa sua voglia di sdrammatizzare anche i momenti in cui diventava veramente difficile. E poi perché appunto riesce a coniugare due momenti difficili della vita, che sono da una parte il periodo partigiano in cui lui deve prendere delle scelte e prende delle scelte che possono, anzi in alcune situazioni hanno messo seriamente a rischio la famiglia, e dopo il momento del K2, che è il momento dell'apice della sua carriera da sportivo, nel quale gesto non da poco è uno degli uomini della spedizione che si mette a servizio di tutti, che rallegra il clima nei momenti più complicati e che soprattutto, da grande campione qual era, sa nel momento specifico, verrà ricordato dai Lacedelli e compagni che arrivano in vetta come l'uomo che ha saputo dire: io mi fermo qui perché questo è il mio limite. Il film, prodotto da Cineblend, ha visto il cast lavorare giorno e notte per 2 settimane tra i borghi di Milies e Stramare di Segusino, insieme agli attori principali, Mario Zucca e Marina Tovez, rispettivamente interpreti di Gino Soldà e della moglie Elena, i quali si sono calati appieno nelle parti. E poi il team di professionisti che ha scritto, diretto e realizzato il film, unitamente ad altri professionisti della produzione cinematografica. La scrittura è molto bella e la storia è molto interessante, quindi è stata una scelta facile da fare. Il personaggio era bellissimo, il personaggio di Elena, la moglie di Gino Soldà, una donna che ha tirato su i figli da sola, ha tirato su anche il marito da sola, nel senso che era la grande complice del marito, quella che lo consigliava in tutto, che ha appoggiato le ardite decisioni di Gino, un uomo che ha rischiato la vita non soltanto in tempo di guerra per salvare ebrei e partigiani, ma ha rischiato la vita anche sul K2 permettendo alla missione italiana di essere la prima al mondo a raggiungere la vetta, ha rischiato la vita sempre quando scopriva nuovi sentieri, nuove vie in montagna, quelle vie che lui solo conosceva, che gli hanno consentito di far fuggire tante persone e metterle in salvo in Svizzera. Marina, vai. Vai. C'è qualche lezione importante che questo grande uomo potrebbe insegnare alle nuove generazioni? Eh beh sì, innanzitutto allora, coerenza, la coerenza che lo ha accompagnato per tutta la vita. Si è ribellato a un regime autoritario, poteva diventare ricco, sai, quando tu accetti di tutto quello che ti offrono dimenticando chi sei, molte volte ti arricchisci. Quindi invece lui ha rifiutato, poteva diventare durante l'epoca del fascismo, mamma mia, chissà che cosa, no? Invece lui ha detto: no, io non accetto, non do
non regalo la mia arte, la mia bravura a una cosa che non condivido. Quindi cosa significa per le nuove generazioni? Che il compromesso può andare bene, perché bisogna, non siamo obbligati nella vita, ma dei compromessi che non ti snaturino, cioè che ti lascino comunque la tua integrità, che ti facciano crescere, cioè sei conscio del compromesso, ma non hai svenduto quello che era la tua personalità, il tuo essere uomo o donna, che è importante. La prima parte del film era stata girata ad Asiago con l'alpinista Simone Moro nei mesi scorsi ed una terza parte verrà girata in un'altra località veneta durante i prossimi mesi di agosto e settembre. Il film vuole ripercorrere la vita di Gino Soldà grazie ai racconti di chi lo ha conosciuto e di chi ne ha seguito l'esempio di determinazione e di grande passione. Com'è che siete venuti a scoprire il territorio di Segusino? Allora, è stata una ricerca fortuita perché in un nostro precedente lavoro eravamo entrati a contatto, ci aveva sostenuto nel nostro precedente documentario Fucilateli, il consorzio Bimpiave di Treviso. Abbiamo avuto diversa collaborazione da parte del sindaco di Valdobbiadene. L'ho contattato perché stavamo cercando tre location definite particolari per ambientare la parte di fiction di questo docufilm Gino Soldà, una vita straordinaria. Allora, gli ho elencato cosa stavamo cercando, gli ho detto secondo me il posto ideale è il comune di Segusino. Mi ha messo in contatto con il sindaco, siamo venuti a fare il sopralluogo e da lì i registi si sono innamorati perché effettivamente giocava proprio a nostro favore ed erano le location ideali. Poi ci siamo innamorati ulteriormente perché comunque l'ospitalità e la collaborazione che abbiamo avuto nel comune è difficile trovarla in altri posti, quindi abbiamo fatto proprio un plane. In queste immagini di Valdo TV, l'unico media esterno autorizzato ad essere presente sul set durante le riprese a Segusino, stiamo vedendo qualche breve backstage di alcune scene del film. Ok, pronti? Silenzio tutti, fermi, immobili, grazie! Azione! Allora, il momento più emozionante è stato probabilmente quando abbiamo fatto una chiacchierata con Maglio Soldà, il figlio di Gino, che purtroppo è venuto a mancare proprio durante la lavorazione del film. Ed è stato in contemporanea anche forse il momento più difficile. Lui ha saputo veramente trasmetterci l'amore per il padre ed è stato sempre stato molto orgoglioso di essere il figlio di. Poi in particolare durante le riprese, ovviamente nella parte di fiction, diciamo che è stato emozionante vedere Mario Zucca che ha interpretato Gino Soldà, perché la somiglianza è davvero quasi imbarazzante, quindi anche le nipoti che sono venute ad assistere a qualche ripresa si sono trovate con il dire quasi ciao nonno, perché è stato un momento bellissimo quello. La volontà di candidare Segusino a paese ospitante per le riprese del film è un altro piccolo tassello che rientra nel progetto turistico per il paese, dove Segusino si rivela sempre di più un angolo da scoprire, afferma il sindaco Gloria Paulon. Il resto, aggiungiamo noi, lo ha fatto la bellezza del paesaggio e la produzione, scegliendo proprio questi borghi incantati come set di una produzione cinematografica così importante, prestigiosa e molto impegnativa. L'occasione era imperdibile, proprio perché appunto per l'affinità con la storia raccontata in questo film e per una serie di altri dettagli ho ritenuto insomma che fosse un'occasione davvero importante per il nostro comune, per farsi conoscere, per anche metterci un po' alla prova in come ospitalità e per provare questa nuova esperienza. L'aver ospitato, aver avuto diciamo un gruppo numeroso di persone da ospitare dopo un periodo particolarmente infelice per il turismo, ecco, sicuramente è una buona spinta, un buon stimolo per ripartire un po' per tutto quello che è diciamo l'indotto legato al turismo del nostro paese. Quindi hanno lavorato le strutture ricettive, hanno lavorato i ristoranti e si è creato veramente un bel gruppo
di ospitalità da parte sia di, appunto, di chi col turismo ci lavora, ma anche da parte delle associazioni, dei volontari che hanno fatto di tutto per accogliere al meglio la troupe e farli sentire a casa loro. Sicuramente quello che mi auguro, insomma, è innanzitutto di aver potuto far conoscere a chi qui è stato qui per lavoro le bellezze, le caratteristiche del nostro comune, e poi sicuramente anche a chi poi vedrà in un secondo momento questo film al cinema piuttosto che nei vari canali televisivi, ecco, avrà modo di quantomeno di incuriosirsi sul nostro comune, perché no, venirci a visitare. È stato tutto fantastico. Noi siamo stati dei privilegiati perché abbiamo conosciuto il territorio non soltanto nel contesto del film che ce l'ha fatto amare, ma soprattutto abbiamo avuto un occhio privilegiato perché siamo stati accompagnati nei luoghi più significativi da uomini e donne, da Gloria, la sindaca, Carlo, Diego, insomma gli assessori tutti, Manolo. Tutti quelli che abbiamo conosciuto ci hanno fatto amare questo territorio, ce l'hanno raccontato, ce l'hanno descritto, ci hanno fatto vedere le peculiarità, le bellezze che solo qui esistono, e quindi con un punto di vista così privilegiato non si poteva che essere ammirati. E speriamo tutti che il film porti molta fortuna al territorio, perché se lo merita. Insomma, qui è possibile fare di tutto, dal cicloturismo, l'equitazione, il trekking, mangiare bene, finalmente respirare aria pulita, aria che non ti uccide, dove capita ormai questo. E ci rimarrà nel cuore la Proloco, la sindaca, insomma, persone meravigliose che io ho fatto circa 50 film nella mia vita, ma una collaborazione così, una disponibilità così rara, non è... E poi questo presepe che mi ha sconvolto, perché avete una, spero che venga conosciuto, che lo facciate con, perché avete già tante persone che vengono, ma che vengono ancora di più, perché è una delle cose più belle che io ho visto nella mia vita. E poi questi paesaggi sono meravigliosi, abbiamo avuto la fortuna di vivere in un borgo stramare dove pochissime persone, cioè abbiamo avuto la tranquillità di poter stare così a aspettare le riprese senza stress. È stata una grande fortuna. È stato un insieme di coincidenze che sono rare, e quindi invito veramente chi non conosce Stramare, chi non conosce Migliesco, chi non conosce Segusino, a venirli a visitare, perché merita veramente, sia come paesaggio sia come cucina, mamma mia, come cucina, come buona. grazie infinite. Grazie a lei. Il film, che vedrà la sua prima nell'autunno 2021 e a seguire il debutto nelle sale cinematografiche, ha il supporto del CAI nazionale, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dell'Arma dei Carabinieri Corpo Forestale, della Federazione Italiana Sport Invernali, del Collegio Nazionale Maestri di Sci, del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, della provincia di Vicenza, dei comuni di Valdagno e di Recuaro Terme e del comune di Segusino.